L'aggiudicatore in questa puntata di Speak with Team sul territorio per conoscere i protagonisti di questa realtà nel ventennale. Giovani e sport. Abbiamo parlato nelle precedenti puntate dell'importanza che Speak with Team riserva ai giovani per la promozione della cultura sportiva e allora proprio oggi parliamo approfonditamente, specificatamente di questo. Giovani e sport con Martina Festini Purlana. Ciao Martina, Ciao, buongiorno a benvenuta. tutti. E Ciao. Marco Bacchilega. Buongiorno a tutti. Ciao Grazie, Marco. ciao, ciao. Direi Martina, se permetti di iniziare con Marco, perché Marco, se dovessimo stare qui a elencare il tuo curriculum, faremmo una puntata solo su questa. Campione mondiale di karate, innumerevoli titoli italiani e quant'altro. Ma non vogliamo parlare di questo perché giovani e sport, il tuo impegno come insegnante e come promotore attivo della cultura sportiva nel karate, ma non solo. Allora, io mi occupo di sport da quando sono un bambino. Prima l'ho fatto per me, appunto, come dicevi, come agonista. Sono stato seguito da mio padre, che è un maestro di karate. Poi, però, già da ragazzo ho iniziato ad affiancarlo nell'insegnamento con i ragazzi più giovani e sono andato poi all'università, ho fatto l'ISEF e sono entrato nel mondo anche della scuola, oltre che quello delle associazioni sportive. Sono entrato in Giovani Sport come rappresentante di due associazioni, il TSKS, che è l'associazione di karate tradizionale che c'è in provincia di Belluno, e la palestra IEFESO, che invece è una palestra che si trova a Calalzo di Cadore. Ci siamo avvicinati perché la proposta era molto interessante sia per gli spunti che venivano offerti a noi come società e anche per manifestare però insieme, partendo a parlare appunto con le altre associazioni presenti nel territorio, le problematiche che da anni vedo e vediamo noi tecnici nei ragazzi che abitano qua in Cadore. Nel mondo scolastico in particolare mi sono accorto da tanti anni che la frequenza con cui i ragazzi partecipano attivamente allo sport è in un calo drastico, un po' a seguito del Covid, un po' anche però perché le famiglie forse non sono così attente, non so, non c'è un'attenzione forse delle famiglie o della società anche alle volte purtroppo della scuola che va contro alla frequenza programmata diciamo allo sport perché la vede come un intralcio Al percorso di studi, al una percorso di studio. sottovalutazione, insomma, dell'attività Ecco. sportiva. E siccome Martina era una delle rappresentanti di Giovani e Sport, ho ritenuto fosse importante confrontarci perché credo che abbiamo, anzi, poi ho scoperto che proprio abbiamo una visione comune dove immaginiamo lo sport come una possibile non solo valvola di sfogo, ma anche punto di realizzazione dei giovani, per dare a loro più energie e più forze per affrontare la vita. E Certo. quindi questo è, diciamo, il principale apporto che cerco di dare in questo gruppo di lavoro che abbiamo formato. Ecco, il gruppo di lavoro formato, quindi Martina, avete formato quindi questo gruppo Giovani e Sport, cosa fate nel concreto? Perché avete fatto già un primo ciclo di incontri nella primavera che si sono appena conclusi, ma si proseguirà in autunno. Ci spieghi un po' cos'è appunto Giovani e Sport nel Sì, concreto? siamo partiti proprio come una sfida, proprio all'interno della società Speak with Team, con un piccolo progetto di formazione per i tecnici, dato che hanno, diciamo, approcciato un gruppo di bambini e si volevano crescere sia da un punto di vista tecnico della performance, ma anche da un punto di vista educativo, quindi a 360 gradi. E così parlando ci è venuta l'idea che sarebbe stato molto bello coinvolgere anche le altre società sportive presenti sul territorio. E così abbiamo lanciato un po' l'appello e al primo incontro ci siamo trovati in quasi 20 società, con una trentina di tecnici, allenatori e presidenti di società. Tutti molto entusiasti e coinvolti in questa iniziativa. E così, anche in base alle richieste che ci sono pervenute, abbiamo organizzato tre incontri, solamente in questo caso per i tecnici e allenatori, proprio formativi. Quindi la prima è stata una serata condotta da me sulla parte psicologica e educativa dei ragazzi, sul giusto approccio anche comunicativo con le famiglie e con i bambini e gli adolescenti. Il secondo incontro si è centrato sulla prevenzione e gestione degli infortuni in età giovanile e il terzo incontro appena conclusosi sull'alimentazione e sulle linee guida più attuali in merito
a questo tema. E da adesso in poi ci concentreremo invece, per quanto riguarda la parte appunto dell'autunno, sul lavoro con le scuole e dei progetti sul territorio. Quindi ci sono un sacco di idee che poi durante l'autunno verranno realizzate, insomma. Ecco, ci può anticipare qualche cosa? Gli incontri con le scuole, per esempio, coinvolgerete le scuole del territorio? Come avete intenzione di... Perché parlava prima Marco appunto che nella scuola bisogna lavorare molto su questo, no? Sì, io lavoro anche come psicologa scolastica e in questi 3 anni di lavoro sono riuscita effettivamente a avere sia una fotografia di quella che è la situazione giovanile sul territorio, ma anche ad aiutare moltissimi ragazzi e famiglie attraverso lo sport. Quindi lo sport non solo come agonismo, come soddisfazione, ma anche come integrazione e come strumento per superare anche momenti difficili o comunque un periodo che non è stato semplice per tutti, quale appunto quello del Covid e post-Covid. Quindi credo fortemente nel valore dello sport, inteso proprio come valore assoluto per la vita. E per questo avremo bisogno, assolutamente ci crediamo, nel supporto e nel lavoro all'interno delle scuole, che è quello che ci dicevamo poi durante i nostri incontri e grazie anche all'esperienza del professor Bacchilega, sono pochi, cioè sono una minoranza quelli che già fanno sport e che quindi riusciamo anche a lavorarci, certo, con loro attraverso i tecnici. Il problema è una fetta molto consistente di bambini e ragazzini che assolutamente non fanno sport, non sono inseriti in alcun contesto. E l'unico modo, il miglior modo per riuscire a raggiungerli sarebbe la scuola. Ed è per questo che a breve, durante questo mese, verranno distribuiti nelle scuole dei questionari, proprio per andare a sondare intanto la percentuale di ragazzi che fanno e non fanno sport, ma anche il motivo per cui magari non lo fanno e per capire quindi le esigenze, i desideri dei ragazzi e delle famiglie. E cosa potrebbero volere dallo sport per soddisfarli? Ci dicevi delle scuole. È un progetto quindi di futuro, questi questionari solamente qui nel Cadore e nel Comelico oppure anche nel resto della provincia, Martina? È vostra intenzione, voglio dire, concentrarvi soltanto in questo territorio oppure anche estendere il tutto anche nel resto della provincia? Ma allora, le richieste ci sono pervenute anche da fuori provincia addirittura. Ovviamente avremo bisogno di una grande squadra per fare questo, per cui al momento rimarremo circoscritti sull'ambiente del Comelico, Cadore ed Auronzo, per poi ovviamente, se avremo le forze, anche estenderci nella provincia di Belluno. E lo speriamo veramente. Accennava Martina il ruolo degli insegnanti e degli allenatori, Marco. Credo che sia molto importante nella formazione sportiva di un giovane la motivazione, il giusto approccio, perché insomma se un insegnante sbaglia o se un allenatore sbaglia, il rischio concreto qual è? È che un giovane si disinnamori della pratica sportiva che sta facendo. È corretto questo secondo te? Certo, e credo che qua poi si entri in un tema molto importante che è quello del professionismo dell'insegnante, che oltre a dedicare tempo all'attività fisica deve essere formato per potersi relazionare in maniera corretta con questi giovani che si evolvono, cambiano e cambiano i tempi e noi non possiamo rimanere fermi a quello che andava bene 30 anni fa. Certe volte si sentono dei tecnici dire io lo faccio da 40 anni, ma in 40 anni ne sono cambiate di cose, non soltanto gli strumenti che ci circondano, ma anche i ragazzi sono cambiati, hanno dei bisogni diversi. Magari il fine è sempre lo stesso, però la modalità con cui noi ci relazioniamo è una cosa in evoluzione e questo è uno dei motivi perché è importante che figure come gli insegnanti si approccino comunque a figure come Martina che hanno un approccio psicologico, che ti sanno a guidare, no? Quindi credo che sia proprio fondamentale questa connessione tra i due mondi, dove da una parte ci sia appunto l'obiettivo sportivo, che appunto non deve essere per forza la medaglia, ma deve essere anche uno sviluppo, una sfida con noi stessi, e dall'altra parte però ci deve essere anche la conoscenza di come relazionarsi col giovane, perché altrimenti rischiamo di formare un campione
solo dal punto di vista sportivo, ma poi un debole sotto altri profili, no? Certo, anche perché poi il campione magari può durare qualche anno e poi non proseguire nella carriera, e invece sportivi si rimane dentro nelle generazioni, insegnando anche ai propri figli magari. Ecco, è proprio questo, l'età di approccio allo sport per un bambino e per un ragazzo. Qual è l'età giusta? Se esiste un'età giusta, voglio dire, 15 anni è troppo tardi? 20 anni è troppo tardi? 5 anni è troppo presto? Esiste un tempo per approcciarsi allo sport in maniera corretta, Marco? Per me no, nel senso che per me esiste uno sport che si adatta all'età di chi ci si approccia, no? Allora, per esempio, nel karate noi prendiamo i bambini già anche dai 3 anni, dove facciamo però un programma di intelligenza motoria, dove insegniamo quali sono gli schemi motori di base, per cui rinsegniamo ai bambini da camminare, correre, saltare, interagire con gli altri. Poi mano a mano questo programma va via via sviluppandosi negli anni. E ti dirò che fino purtroppo a poco tempo fa la mia allieva più anziana aveva superato i 90 anni e ha iniziato a farlo a 84, accompagnando il nipote. Un giorno dice: sai che era il mio sogno di gioventù far karate? E gli abbiamo detto: allora perché non inizi? E il giorno dopo lei si è presentata in palestra. Era una maestra di sci e ha amato profondamente il karate fino agli ultimi giorni che è stata con noi, perché è stato un modo per lei di comunque mettersi di nuovo in gioco, sfidarsi. Quindi secondo me non esiste un'età giusta, esiste uno sport che si adatta a ogni età. E che fa star bene, ecco, che Martina, fa star bene. Abbiamo visto nelle immagini poco fa i giovani della mountain bike dello Speakui Team partire insieme a Max Dapra per un'escursione primaverile. Loro sono fuori, intanto sorpresa, scende la neve. E questo è il bello della montagna. Abbiamo detto via la stagione. Ecco, infatti, ecco, i giovani appunto, no? Voglio dire, l'approccio dei giovani verso uno sport, capire qual è il giusto sport, e le famiglie indirizzare verso il proprio sport preferito, quello che si vede in televisione, oppure lasciar fare a loro e seguire, accompagnare questa loro passione. Sì, io credo fortemente in questo, nel senso che ovviamente è importante che i bambini si muovano, che si muovano fin da piccolini e che possano fare tante esperienze. Si sente ora parlare molto, no, del concetto della multidisciplinarietà, anche per sviluppare tutte le varie abilità motorie, no, ma anche psicologiche, no? E approcciarsi agli vari ambiti anche conoscendo diversi contesti, diversi allenatori e maestri. Questo sicuramente nella prima fase dell'età dello sviluppo, insomma fino ai 7-8 anni, è molto importante. Poi tempo ce n'è per capire qual è lo sport, e i genitori in questo sono sempre molto apprensivi e in ansia, perché vorrebbero già capire quello che faranno, dove potrebbero emergere i propri figli, eccetera. E credo che invece la cosa più importante da fare sia dargli l'opportunità di sperimentare, e poi verrà molto, come dire, sarà anche semplice poi scegliere, no? La passione la si vede, la si percepisce in un bambino o un ragazzino, basta guardarlo mentre si approccia a quello sport per capire. Abbiamo visto i ragazzi che sono partiti con il sorriso verso l'allenamento. Ecco, Marco, tu hai girato il mondo, no? Qui viviamo in luoghi meravigliosi, in questo contesto è un contesto ideale anche per vincere quello che è una piaga, il disagio sociale dei nostri giovani in molti casi in questo territorio. Allora, vivere e fare sport qui in queste splendide montagne, anche appunto dal punto di vista sociale, culturale. Assolutamente, perché innanzitutto è un modo per incontrarsi e trovarsi con gli altri ragazzi, perché al giorno d'oggi io purtroppo vedo appunto all'interno della scuola molti miei alunni studiano, poi passano un po' di ore alla PlayStation e poi mangiano PlayStation, magari di nuovo vanno a letto. Invece è un modo per uscire, incontrarsi fisicamente con altre persone, mettersi in sfida, mettersi in gioco, provare a superare delle paure. La sfida non deve essere per forza quella con gli altri, no? Poi se hai la fortuna di praticare anche dell'agonismo, magari esci anche da questa realtà, vai a provare con altre persone. Ad esempio, una cosa che è un po' tipica nostra cadorina, no? È guardare sempre al di fuori pensando in città chissà che possibilità hanno, io qua non lo posso fare, però se abitassi a Milano. E allora, due cose che voglio dire. La prima è che quando io vincevo i campionati italiani,
Capitava che in palestra mi dicessero: sì, però io conosco uno di Padova. Guarda, quelli di Padova vengono ad allenarsi a Calalzo quando vogliono allenarsi a un certo livello. E questa era una prima, un primo modo, no, di capire che, è di, cioè, che anche noi qua possiamo essere fortissimi, non c'entra dove nasci. E la seconda cosa era che i miei compagni di squadra che si allenavano a Milano, abitavano a Milano, partivano un'ora e mezza prima dell'inizio dell'allenamento, perché tra il traffico e cercare il parcheggio ci voleva un'ora e mezza per andare, poi c'è l'allenamento, poi ritorno. Io credo che qua in Cadore tutt'al più in mezz'ora sei ovunque, no? Per cui basta aver voglia di fare, crederci, e poi è un mondo meraviglioso, voglio dire, pieno di fatiche, pieno di sofferenze, pieno di anche di difficoltà, che però ogni volta che le superi ti senti una persona più forte e quindi ti realizzi in qualche modo. E le tue parole, Marco, in questo contesto hanno detto tutto. Siamo ai saluti finali. Martina, è stato un grande piacere, quindi per approcciarsi al Giovani Sport, per i nostri telespettatori, per chi volete mettersi in contatto con voi, qual è il modo? Sì, attraverso i canali social, raggiungendo magari la pagina dello Speakui Team, oppure anche Martina Festini, psicologa, e lì abbiamo tutti i riferimenti, anche i contatti. Ed è stato veramente un grande piacere, Martina, averti nostro ospite. Grazie anche a Marco Bacchilega. E a voi tutti, grazie per la gentile attenzione. Arrivederci alla prossima settimana con Speakui Team.